Amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti. Siete sintonizzati su Radio Stapp, si torna al passato. Sono Villa di Basilio e vi parlo nell'ambito del nostro programma Rosso Vivo dedicato al mondo dei motori. E iniziamo subito con i saluti al nostro direttore e carissimo amico Stefano Tini. Ciao Stefano, ed un abbraccione alla signora Marzetti Sara, presidente del nostro club Ferrari Ciampino, del quale siamo orgogliosi di farne parte. Abbiamo diverse notizie, alcune molto importanti. Cominciamo col dire che si è conclusa il ride, chiamiamolo ancora Parigi-Dakar, che quest'anno si è svolto interamente in Perù per motivi soprattutto politici. La gara ha perso molto del suo fascino e anche della sua pericolosità rispetto agli anni in quale veramente la Parigi-Dakar era un ride impegnativo, pericoloso e però molto suggestivo. Ha vinto per la terza volta il catariano ATA con una Toyota, con un SUV Toyota tra le auto, e l'australiano Price con la KTM. Passiamo adesso alla Formula E, che è una molto attuale. Sabato prossimo, 26 gennaio, si svolgerà la terza prova del campionato mondiale 2018-2019, proprio riservato alla Formula E, il campionato 100% elettrico. Si correrà la terza tappa a Santiago del Cile, Gran Premio del Cile, circuito cittadino, molto bello. La gara, come dicevamo, sabato prossimo, con diretta su Italia 1 alle ore 23. Ribadisco, Italia 1, ore 23, sabato 26 gennaio. Andiamo alla Formula 1, che abbiamo diverse notizie molto importanti. La settimana scorsa la Ferrari, col primo telaio 2019, ha superato i crash test imposti dalla FIA come regolamento. È un buon auspicio, in quanto superati già i test sulle rotture del telaio, si può già in programma il secondo telaio per l'anno 2019. Anche perché in vista, fra poco meno di un mese, ci saranno due serie di test entrambi sul circuito di Barcellona a Montjuïc, Catalogna, dal 18 al 21 febbraio e dal 26 al 1 marzo. Test molto importanti, impegnativi, e speriamo che già possiamo avere delle indicazioni molto importanti sull'andamento del Mondiale 2019. Certo, i test sono sempre da prendere con le molle, non sappiamo giustamente le scuderie, il quantitativo di carburante, i pneumatici, dove il pilota spinge per portare al limite le vetture. Comunque devono essere, sono soltanto due queste sezioni di test di questi giorni, vediamo l'andamento e speriamo in un buon già approccio della Ferrari all'inizio del Mondiale, che, come ricordiamo, partirà il 17 marzo col Gran Premio d'Australia. L'ultima notizia, molto importante, un altro Schumacher torna a far parte della famiglia Ferrari, come infatti il figlio del grande Michael, Mick, ha siglato un accordo con la scuderia del Cavallino per entrare a far parte dell'Academy Drive, una branca della scuderia che segue i giovani piloti per poi portarli in Formula 1. Con Mick Schumacher c'è anche il figlio anch'esso pilota della Formula 1 di Ferrari, il figlio di Gian Alesi. Speriamo in questi giovani e che un domani anche Mick possa debuttare in Formula 1. Si presume che possa già partecipare a una o a entrambi i test di febbraio di quel 18 a 21 febbraio, 26 marzo o 26 febbraio 1 marzo, in anteprima della Formula 1. Comunque il giovane Mick, 19 anni, anche quest'anno correrà il campionato europeo di Formula 2. Un in bocca al lupo sempre forza Ferrari. Concludiamo al solito con i saluti, salutando Stefano Tini, nostro direttore. Ciao Stefano, un abbraccio e a risentirci a presto. Lunedì prossimo faremo un altro intervento per commentare la gara della Formula E e se abbiamo qualche altra notizia del mondo della Formula 1. Un abbraccio a tutti, buona giornata, arrivederci.